Buonasera a tutti i telespettatori da Marco De Luca e benvenuti alla TG Nord. Apriamo questa edizione parlando dell'ennesima tragedia dell'immigrazione avvenuta a Lampedusa. Un barcone con a bordo 500 persone è naufragato a circa mezzo miglio dall'isola dei Conigli ed ha preso fuoco. Oltre 90 i morti e addirittura 250 i dispersi. La tragedia di Lampedusa doveva essere evitata, ma il governo e Commissione Europea non fanno nulla per impedire la partenza dei barconi. Queste le parole di Roberto Maroni, rilasciate tramite Twitter, aggiungendo che ritiene giusto presidiare le coste da cui partono gli immigrati, come ha esortato a fare il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E ciò che facevo io da ministro, respingevo barconi e salvavo vite, ha concluso l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni. Andiamo allora a ricordare qual è stata l'attività in tema di immigrazione dell'attuale Presidente di Regione Lombardia quando era alla guida del Viminale. Roberto Maroni è stato ministro dell'Interno dal 2008 al 2011, facendosi apprezzare soprattutto per due decreti sicurezza e per l'impulso dato alle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina che tanto si distinguono rispetto all'inefficienza e al lassismo dei governi che hanno seguito quell'esperienza. La differenza principale sta nell'intervento politico e diplomatico diretto presso le cancellerie di quei paesi da dove i flussi migratori partono. Il 4 febbraio 2009 Maroni firmò a Tripoli il protocollo d'attuazione dell'accordo di collaborazione fra Italia e Libia del dicembre 2007 per contrastare gli spostamenti illegali di massa. Si costituì di lì a breve un'unità di coordinamento italo-libica per il pattugliamento congiunto con equipaggi misti. Gli sbarchi fecero registrare in poche settimane una drastica diminuzione per azzerarsi pressoché completamente entro l'estate successiva. L'altro punto inserito in quel protocollo fu il monitoraggio dei confini a sud della Libia. L'accordo di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia è stato ratificato il 3 novembre 2009 dal Parlamento. Il trattato, volto al rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità nell'area del Mediterraneo, impegnava le parti a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza, a non ingerire negli affari interni, a ricercare soluzioni pacifiche delle controversie e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali. Nel 2011, però, la guerra in Libia e la successiva destituzione ed eliminazione fisica di Muammar Gheddafi da parte delle forze a lui contrarie e la concomitante caduta del governo Berlusconi fecero terminare quella positiva esperienza. Non meno importante fu l'accordo tecnico che Roberto Maroni siglò col suo omologo tunisino per una maggiore cooperazione tra i due paesi sul fronte dell'immigrazione. Il patto di Tunisi prevedeva, oltre al rafforzamento della collaborazione tra forze di polizia, anche i rimpatri dei cittadini dei due paesi in condizioni di irregolarità, una vera politica di prevenzione nei confronti dell'immigrazione clandestina che ci consentì di non essere più un paese colabrodo, come di evitare tragedie in mare. Da ministro dell'Interno, Maroni quindi poteva illustrare risultati come questi. Volevo dare qualche dettaglio sull'operazione che si è svolta tra ieri e questa mattina e che rappresenta una svolta nel contrasto all'immigrazione clandestina rappresentata dai flussi migratori che principalmente in partenza dalla Libia arrivano sulle coste italiane, sulle coste maltesi, sulle coste europee. L'operazione ha riguardato tre barconi che nella notte tra il 5 e il 6 maggio si sono trovati a 65-60 miglia circa a sud di Lampedusa in acque SAR maltesi, nelle acque di competenza di Malta, e che hanno chiesto aiuto con a bordo rispettivamente 80 e 71 immigrati. Successivamente i primi due, alle 19 è stata localizzata a 40 miglia a est di Lampedusa, sempre in acque SAR maltesi, una terza imbarcazione con 76 clandestini a bordo. Questa è la rappresentazione, questa rossa è l'acqua SAR maltese, cioè l'area dove Malta ha la competenza per intervenire. Le tre imbarcazioni sono queste, questo è il porto di partenza, sono state intercettate, qui c'è Lampedusa, sono state prese e
nella notte, d'accordo con le autorità libiche, riportate nel porto di Tripoli, dove sono giunte questa mattina alle 8:15 da navi italiane. Questa operazione, che per la prima volta afferma il principio del respingimento, non del rimpatrio, del respingimento nelle acque del Mediterraneo verso il paese di provenienza, di partenza, e non verso il paese di origine, segna davvero, io penso, una svolta sotto molti aspetti, perché non era mai successo che il paese da cui gli immigrati provenivano accettasse di riprenderli. La regola era che l'Italia, Malta, il paese dove gli immigrati arrivavano, dovevano essere trattenuti, doveva essere individuata la loro nazionalità, il paese di origine, e poi successivamente, solo successivamente, rimpatriati nei paesi di origine. Questa azione, concordata con le autorità libiche, per la prima volta ci ha consentito di respingere verso il paese di provenienza, cioè la Libia, immigrati di varie nazionalità che oggi sono state questa mattina riconsegnate alle autorità libiche.